Ma che fai? Farabutto è uno che è stato. Oh, sta registrando. È stato messo. È stato condannato. Farabutto è stato condannato. 22 presenti a saluto l'anima. Facciamo togliere quelli che hanno per anch'io a volte sono venuto. Però diciamo che ci sono altri problemi questo. Buonasera, iniziamo la nostra seduta, come di consueto con l'intervento dei cittadini. Il signor Colmenia Andrea relativamente a una problematica inerente al ricongiungimento della propria figlia nell'asilo nido. Prego, signor Colmenia. Allora, buonasera, grazie per lo spazio. Io sono venuto qui questa sera perché pensavo di dover portare a conoscenza dell'Assemblea un caso che credo di aver subito di. Io l'ho vissuta con un'ingiustizia, diciamo, di burocrazia abbastanza ingessata su una questione che mi sta molto a cuore, come quella dei miei figli, no? Allora, io poi deposito le stampe di quelle che sono delle equivalenti di raccomandate, cioè posta certificata che ho inviato al comune, diciamo, in cui descrivevo più o meno quello che è successo. Allora, sostanzialmente io ho una prima figlia che frequenta da 2 anni un asilo nido di zona 9 in convenzione col comune. E poi quest'anno è nata una seconda figlia, ho fatto la procedura di iscrizione con il comune selezionando tra le locazioni disponibili alcune preferenze. Dopo un po' di tempo, a luglio, sono venuto a sapere, per caso, visto che porto lì la prima figlia, che si era reso disponibile un posto lattante nello stesso asilo dove portavo la mia. Ovviamente la cosa mi interessa perché eviterei di fare il giro di loca la mattina e di rischiare di essere licenziato per un danno. A che ho cominciato a scrivere al comune chiedendo se si sarebbe potuto far coincidere domanda e offerta, no? Quindi diciamo è emerso un posto in più che prima non era disponibile, per cui io non avevo espresso la preferenza per quello, per cui ho cominciato a scrivere al comune per favore possiamo derogare le mie preferenze, aggiungere la preferenza di quel posto che in realtà è quello che mi interessa di più, no? E poi diciamo ho cominciato un discorso con il comune per capire se questa cosa si poteva fare. E diciamo, questo nuovo posto è stato reso disponibile a luglio dalla direttrice del nido e lei a fronte di questa offerta di disponibilità non ha mai ricevuto nessuna risposta. Anch'io, diciamo, a varie richieste verso il comune ho fatto molta fatica a avere risposto, ho dovuto scalare, cercare chi era responsabile, chiamarli eccetera eccetera. E niente, quindi diciamo, poi c'è stato anche l'interessamento di un genitore, Guido Miraglia, eletto rappresentante della zona 9, che si è interessato, ha chiesto se si poteva venire incontro nel mio caso per facilitare il ricongiungimento. Insomma, alla fine, per qualche motivo, in tutti questi mesi, luglio, settembre, ottobre, non è stato possibile venirmi incontro, per cui siamo arrivati all'assegnamento a novembre, all'alba di novembre, quindi diciamo che okay, io con mia moglie avevamo dovuto decidere se farla ricominciare a lavorare, roba del genere. Chiaramente speravamo di essere assegnati prima, di poter far decidere questa domanda offerta prima, in modo che uno comincia a lavorare sapendo dove andrà la sua figlia. Invece questa cosa non è stata possibile, quindi siamo arrivati a novembre con espedienti, perché non c'era, a novembre siamo stati assegnati, ma comunque su una location diversa da quella dove va la prima, e questo comporta tutta una serie di problemi, per cui logisticamente devo portare tutto io la mattina, dover recuperare tutte le pomeriggio, orari sfasati, è un casino ed è oggettivamente insostenibile. Io rischio licenziamento, le cure, eccetera, eccetera.
Quindi diciamo, andando a documentarvi sul sito, qui ho una stampa, vedo graduatorie di ammissione ai nidi di infanzia, leggo, verranno accolte istanze di trasferimento in altra sede per l'anno accademico solo per cambio di residenza accertata dall'anagrafe cittadina e ricongiungimento fratello e sorella. Quindi ho detto, va bene, sono stato assegnato in un posto diverso, però ho pieno diritto di fare la mia domanda e di andare verso fratello e sorella. A questa domanda ho faticato molto a avere risposta, ho ottenuto risposta solo dopo reclamo formale al comune, due mail di posta certificata, scalare sulla direttrice, direttrice Arcari, eccetera, eccetera, e diciamo, le informazioni che ho avuto le ho avuto solo grazie agli interessamenti trasversali di questi genitori rappresentanti di cittadini. Insomma, questa cosa non si poteva fare. Non si poteva fare perché mi sono state sollevate delle obiezioni circa la data di messa in disponibilità di questo posto, quindi luglio, no? Quindi ben prima comunque che io chiedessi il trasferimento, e quindi diciamo obiezioni che a me non sembravano rilevanti, soprattutto alla luce di quello che dice il sito, no? Non c'è incertezza, dice verranno accolte istanze di trasferimento. Tra l'altro si dice le richieste di trasferimento verranno inserite nella graduatoria di ammissione della sede desiderata, ricongiungimento alla sorella già frequentante, fratello o sorella già frequentante, si noti, non è, poi si capisce perché la faccio notare. Verranno inserite nella graduatoria di ammissione con il punteggio massimo attribuito in fase di iscrizione. Da che si evince che comunque il trasferimento per ricongiungimento familiare è una cosa che dà diritto, cioè che ha una certa priorità, che viene trattata con una certa priorità. Va bene, la faccio breve, arriviamo alla risposta formale della dirigente del settore, la dottoressa Arcari, che non sono mai riuscito a contattare per telefono, ma che ha risposto dopo varie insistenze e in sostanza mi dice che la domanda non può essere accolta perché il posto c'è ma è un posto privato, no? Perché io ho detto certo, sì, è un posto disponibile che è stato messo a disposizione dalla direttrice perché potesse essere messo in convenzione, io esattamente da luglio ad oggi chiedo che quel posto privato possa essere messo in convenzione perché mi venga sia possibile accedervi tramite il comune, come del resto sono tramite il comune con la figlia più grande nello stesso sito. Quindi il ricongiungimento non può essere accolto perché il posto disponibile sì, però è privato e non è in convenzione col comune. Anche io ho risposto, guardate, la mia richiesta rimane valida perché è da luglio che chiedo per favore mettete in convenzione quel posto perché è l'unico modo per onorare la mia richiesta di trasferimento che stando al sito deve essere onorata. L'ultima, finisco dicendo che la cosa assurda è che contestualmente mi viene proposto una cosa che è un errore dal punto di vista pedagogico, cioè mi viene detto guarda, vuole fare il ricongiungimento, abbiamo noi la soluzione, tolga la figlia che già sta frequentando da 2 anni dall'asilo dove è ben inserita eccetera eccetera e facciamo un bel ricongiungimento nell'asilo comunale che le abbiamo assegnato qui di fianco. Al che io ho risposto, guardate che questo non è il ricongiungimento di cui si parla sul sito, perché qui si parla del ricongiungimento alla sorella già frequentante, quindi tu non vai a disturbare un'armonia che già si è creata e anche la confidenza del genitore che va a ritirarle per spostare entrambe in una nuova location. Per cui, in sintesi, io vi chiederei se è possibile di porre fine a questo anche con una certa urgenza perché siamo a dicembre e io sinceramente sono un po' non so proprio come fare, mi sembra di essere nel pieno dei miei diritti documentati da qui, credo di non essere tenuto a sapere il contenuto di tutte le circolari, di tutti i dettagli, di tutte le procedure o delle eventuali questioni di costo eccetera eccetera, qui si dice verranno accolte e poi il comune faccia quello che deve. Io comunque pagherei la quota massima, quindi cioè, a carico del comune rimarrebbe una quota contenuta, non dico zero, per dicembre di quest'anno resterebbero 100 euro e per finire l'anno prossimo resterebbero 800 euro. Una cosa contenuta. Grazie della tutta. E il deposito poi lascio. Sì, sì, mettiamo agli atti. Grazie, non ci sono più cittadini iscritti a parlare. Prima di dare la parola al presidente Simi.
volevo dare una comunicazione, ve l'ho già inoltrata tramite mail. Mi è stato comunicato che per problemi tecnici, indipendenti dalla volontà della, della cooperativa di Amazon, l'inaugurazione del, della sede del progetto Riguarda Riguarda in via Padre Luigi Monti, che era prevista per questo fine settimana, esattamente per sabato 14, è stata rinviata e a breve verrà comunicata anche la data in cui verrà poi organizzata l'inaugurazione. Vi ricordo, e vi ho mandato tramite mail anche la risposta che è pervenuta dalla Direzione Centrale Sicurezza Urbana e Coesione Sociale, settore ufficio 2 sanzionatorio di traffico, segreteria servizio traffico e viabilità, relativa alla una nostra delibera, la delibera 275 approvata il 3 di dicembre relativamente a Viale Suzzani e via Santa Monica. Rimando alla mente, vi ho inoltrato e vi potete leggere con la risposta. Presidente, sì. No, ma li ho già scritto. Allora è semplicemente ricordare a tutti che lunedì prossimo in commissione tratteremo della questione importante relativa a un'opera pubblica che dovrà essere realizzata all'interno del Maciacchini Center a scomputo oneri, per cui sarà interessante. La commissione sarà condotta con la commissione cultura, in quanto appunto si tratta di uno spazio del desiderio dell'attività. C'è una zona di attività socioculturali, quindi è molto interessante. Altre informazioni fresche non ne abbiamo, spero per il prossimo consiglio di avere notizie più attendibili circa l'apertura della linea 5 della linea 5 della metropolitana, che dovrebbe avvenire a febbraio, a questo punto però qui si può dire con più precisione la prossima volta. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Presidente Simi, c'è anche un gruppo video. Grazie Presidente, buonasera. Leggerò una mozione che auspico di possa diventare urgente. Salvaguardia dei consultori cittadini e dell'istituzione di antologia. Premesso che l'istituzione di consultore attraverso la legge 29.1975 numero 405 stabilisce che il servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità come scopo assistenza psicologica e sociale per la preparazione della maternità e della maternità responsabile per i problemi della coppia e della famiglia al divorzio e alla problematica minorile. La somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singolo in ordine alla prosperazione responsabile nel rispetto delle condizioni etiche e di integrità fisica degli utenti, la tutela della salute della donna in fase di gravidanza, la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consegnando i mezzi e i farmaci adatti a ciascun caso. Sempre tra il premesso che nell'esercizio delle proprie competenze la Lombardia, fin dalla legge regionale numero 44 del 6 settembre 1976, istituzione del servizio dell'educazione sessuale, una cooperazione libera e consapevole per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia, si è preoccupata di attivare una serie di servizi volti a sostenere la famiglia nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della salute, di protezione della maternità e dell'infanzia, di riconoscimento e di agevolazione del nucleo familiare, così come di rimozione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona, articolo 1. Famiglia che, a sensi dell'articolo 10 della legge stessa, può essere costituita anche di stranieri o di apolidi. Nel quadro delle finalità elencate dall'articolo 1 della legge regionale numero 44 del 6 settembre 1976, istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la protezione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia, vengono soprattutto in considerazione la procreazione libera e consapevole, la salute della donna con particolare riferimento alla maternità, la salute del concepito, del neonato e del bambino nella prima infanzia, l'armonico sviluppo delle relazioni familiari della coppia, nonché dei rapporti tra genitori e figli. Si è preso promesso che all'interno dei consultori operano servizi di utilità sociale come quelli di andrologia, importanti per prevenire e curare le patologie infettive maschili, specie a seguito della cessazione del servizio di leva militare, perché non viene più effettuato lo screening che si faceva durante la visita. Tale servizio viene riconosciuto alle patenti del Ministero della Salute, nel criterio di appropriatezza strutturale, tecnologica e clinica nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie andrologiche,
come servizio di importante utilità sociale e, pertanto, la sua attività va diffusa territorialmente. Constatato che a Milano sono a rischio chiusura 4-5 consultori, di cui almeno uno in zona 9. Il servizio di andrologia cesserà il 31 dicembre 2013, arrecando gravi disagi e utenza. Si chiede alla Presidente del Consiglio di zona 9, al Presidente della Commissione Politiche Sociali e Salute, di convocare in maniera celere una commissione con la presenza dell'assessore alle politiche sociali e cultura della salute, per affrontare gli argomenti in oggetto affinché si possa trovare una risposta soddisfacente sia per i cittadini che usufruiscono di tali servizi che per i lavoratori che essi operano. Proseguo con la comunicazione da parte del gruppo consigliare del professor Pisania. In ricordo di Nelson Mandela, il partito della Rifondazione Comunista e il gruppo consigliare Sinistra Populista Pia della zona 9 vogliono oggi ricordare Nelson Mandela, che ci ha lasciato la sera di giovedì 5 dicembre. Vogliamo ricordarlo per ciò che è stato, un leone della lotta contro il razzismo e l'imperialismo, che sempre, fino alla fine dei suoi giorni, si è battuto con tutte le sue forze per una società giusta e libera, dall'arbitrio e dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Noi non dimentichiamo che per la sua lotta ha dovuto scontare 26 anni nelle carceri del regime razzista degli bianchi sudafricani. Noi non dimentichiamo che quel regime criminale infame è stato sostenuto dall'Occidente e da Israele, che lo dotò, tra le altre cose, di armi nucleari. Noi non dimentichiamo che il suo partito, l'African National Congress, che ha guidato la lotta contro l'apartheid in Sudafrica, è stato rimosso dall'elenco delle organizzazioni considerate terroristiche dal governo degli Stati Uniti solo nel 2008. Oggi molti cercheranno di mettere in gioco la sua figura, mettendo ciò che ha fatto e sostenuto durante la sua esistenza. Questo è il più grande torto che si possa fare a lui che è sempre stato a fianco dei popoli oppressi, specie quelli del cosiddetto sud del mondo. Lui che rivendicava con orgoglio il suo appoggio alle lotte di liberazione dei popoli, sicuramente la Palestina, la Libia e Cuba. Infatti è celebre la sua frase: ho tre amici nel mondo, sono gli Yasser Arafat, Muammar Gheddafi e Fidel Castro. La sua lotta contro l'imperialismo è andata avanti fino ai giorni nostri, quando con veemenza condannò l'intervento militare ai danni della Libia di Gheddafi, che si è trasformato negli interessi delle potenze occidentali di Israele, uno Stato laico e sovrano in terra di conquista di fondamentalisti islamici. Potremmo andare avanti per ore nel ricordare la sua grande figura. Ci invitiamo a concludere questo intervento citando l'altro di funzionario russo di nome Lenin. Le classi dominanti hanno sempre contestato grandi rivoluzionari durante la loro vita, con incessanti persecuzioni. La loro dottrina è sempre stata accolta con il personaggio colore, con l'odio più accanito, e con le più impudenti campagne di menzogne e di diffamazione. Ma, dopo morti, si cerca di trasformarli in cuori inoffensivi, di canonizzarli, per così dire, di cingere di una certa aureola di gloria e loro nome, a considerazione e mistificazione delle classi oppresse, mentre si svuota il contenuto della loro dottrina rivoluzionaria. Se ne smussa la punta la servizio. Grazie a Dio. Grazie. Grazie, vicepresidente Alfonso. Grazie Presidente. Non ho comunicazioni relative alla Commissione Educazione, invece vorrei leggere il comunicato dell'ANPI relativo a quello che è avvenuto settimana scorsa nel Consiglio di Zona 3 a Milano. Provocazione fascista nella sede del Consiglio di Zona 3 a Milano. Un'aggressione che l'ANPI provinciale di Milano condanna con forza. L'incursione squadrista è avvenuta giovedì 5 dicembre durante la seduta del Consiglio di Zona 3, che stava discutendo un programma molto articolato presentato da tre scuole superiori della zona per il giorno della memoria. L'irruzione è stata compiuta da parte del gruppo di estrema destra Rotta di Collisione e costituisce l'ultimo di una serie di gravi fatti, denuncia Roberto Cenanti, presidente dell'ANPI, avvenuti a Milano, città medaglia d'oro della Resistenza. L'episodio, che ha interrotto i lavori di un'istituzione democraticamente eletta dai cittadini, è di una gravità senza precedenti. L'ANPI provinciale di Milano esprime la propria solidarietà e la propria stima al presidente del Consiglio di Zona 3, Renato Sacristani, e a Saverio Ferrari, studioso del fenomeno delle destre radicali, componente del Comitato Provinciale dell'ANPI di Milano, da tempo al centro di un'ignobile campagna intimidatoria e diffamatoria orchestrata da movimenti e associazioni neofasciste e di estrema destra.
L'ANPI di Milano, anche di fronte a questo gravissimo episodio, ritiene più che mai indispensabile avviare una forte controffensiva ideale, culturale e storica, volta a far conoscere soprattutto alle giovani generazioni il vero volto del fascismo e quali tragedie ha provocato non solo nel nostro paese ma in tutta l'Europa. Molti si spiegano, conoscono bene cos'è stato il fascismo, non sanno che il fascismo non promise mai l'emancipazione e la liberazione dell'uomo, non sanno come possa essere deleterio il richiamo a quell'ideologia razzista, antisemita e xenofoba che si pone apertamente in contrasto con i principi della Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza che va difesa ed attuata. Grazie. Concludo solo dicendo che se come ho capito bene il capogruppo Crivio ha chiesto un minuto di silenzio per Nelson Mandela, non l'ha chiesto, oggi è il 12 dicembre, io comunque chiederei un minuto di silenzio in memoria della strage di Piazza Fontana. Grazie. Consigliere Luzzi. Grazie Presidente, una comunicazione di servizio, ho fatto prima una riunione con le nuove eredi al Nuovo Centrodestra e mi hanno nominato capo del Nuovo Centrodestra. La seconda per quanto riguarda invece voglio fare una segnalazione, come sapete c'è stata la cerimonia dell'Amoricitoro e anche la nostra zona ha contribuito perché con la nostra delibera che ha portato maggioranza l'Amoricino d'Oro per Paola Bonzi, per sempre il Chiamo Mancio Carli, siamo riusciti, come Giuliano è riuscito ad assegnare questo importante riconoscimento a una donna che ha vissuto tutta la vita in difesa dei più deboli e in difesa delle persone che ancora devono nascere. Per cui ringrazio tutti i consiglieri che hanno contribuito a questo grande successo, la Presidente Mongioni che ha votato a favore, il Vice Capogruppo Esposito, il capogruppo del PD e tutti quelli che hanno dato la soluzione e credo che sia un grande risultato. Grazie. Capogruppo Pelone. Grazie Presidente. Io volevo solo ricordare la strage di Piazza Fontana, ma avrei chiesto un minuto di silenzio perché mi sembra sempre dei momenti un po' retorici. Volevo ricordare che quel giorno, 44 anni fa, sono morte 17 persone e dopo tre giorni è morto anche Pinelli negli uffici della Costituzione. Quindi quella strage però è importante perché ha segnato la fine delle speranze di cambiamento degli anni 60 e ci ha precipitato in quelli che sono stati poi gli anni di piombo, con le stragi, con il terrorismo, con i morti di Reggio Calabria. E appunto i morti di Reggio Calabria con che avevano portato a dei disordini di piazza molto violenti, anche delle morti sul campo, mi stanno ricordando i movimenti che ci sono in questi giorni, movimenti che nascono da una giusta esigenza di protesta, di cambiamento, che però non esprimono in che direzione deve andare il cambiamento al di là della protesta, che possono essere oggetto di travisamenti e di gestione da parte di forze avversive. Ecco, rispetto a questo io penso che noi come consiglio di zona, come consiglieri, come rappresentanti del mondo politico dobbiamo fare una riflessione. È importante discutere, confrontarci sulle idee, ma confrontarci sulle idee. Non alimentare delle proteste fine a se stesse che possono portare delle persone con minore cognizione di quelli che sono i meccanismi della vita politica e della vita organizzativa a credere che sia possibile attraverso delle proteste di piazza
cambiare, tutto fare una rivoluzione che non è nella realtà delle cose oggi in questo paese. Questo volevo solamente dire, grazie. Grazie al gruppo Melone, consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, questa sera presento due mozioni, un'interrogazione e una segnalazione. Intanto però volevo ricordare ai colleghi e soprattutto al Presidente Sini che l'incrocio di Fulvio Testi Bonare, quell'annoso problema, quella questione grave della viabilità che poco tempo fa l'assessore ai lavori pubblici insieme all'assessore Marano aveva promesso alla cittadinanza di risolvere entro fine anno. Noi siamo quasi al 15, noi speriamo e chiediamo a voi di ricordare questa promessa all'assessore, perché i cittadini del quartiere ci tengono a questa cosa, anche perché dal 31/12/2013 cambierà qualcosa, i cittadini vorranno e desidereranno avere quell'incrocio messo un po' come si deve, come ci avete promesso. Tornando a noi, una mozione che nasce dalle richieste di decine di persone che ci hanno scritto, molti studenti anziani del quartiere di Cocca che incontrano il problema di doversi recare quotidianamente negli ospedali vicini, Cinzello, Montedeghe, che è l'ospedale Bassina, al centro, alla scuola del Parco Nord, quindi vado a leggere velocemente la mozione. Premesso che il quartiere di Cocca, confine con il comune di Cinzello Bassa, nel senso San Giovanni, premesso che la sola linea 31 ATM effettua un servizio di trasporto indispensabile per numerosi cittadini del quartiere di Cocca che devono raggiungere gli ospedali vicini, Bassini e Multimedica, e l'istituto scolastico omnicomprensivo del Parco Nord. Considerato che l'abbonamento ATM è riservato agli anziani e agli studenti, ha recentemente subito un considerevole aumento tariffario. Considerato che molti anziani e molti studenti residenti nei quartieri di Cocca utilizzano la linea 31 per raggiungere luoghi di cura e le sedi scolastiche. Considerato che per poche migliaia di metri percorsi e solo per poche fermate con la linea 31 si debba corrispondere un abbonamento per linea extraurbana di 38,50 € contro €22 per quello della linea urbana. Ravvisato che è necessario, in particolare in questo momento di grave crisi economica a cui versano molte famiglie, contenere i costi legati ai servizi di trasporto, al fine di consentire a tutti la possibilità di curarsi e di poter studiare senza dover pesare eccessivamente sul bilancio familiare, già gravemente colpito dall'attuale difficile situazione socio-economica. Ravvisato che la vicinanza davvero ridotta delle strutture sanitarie, ospedale Bassini, clinica multimedica, istituto scolastico e spazio nord, rende opportuna e indispensabile opera di persuasione da parte dell'amministrazione comunale nei riguardi dell'azienda ATM affinché la stessa proceda alla variazione della tariffa extraurbana attualmente riservata agli studenti e agli anziani, equiparandola a quella urbana, come peraltro già avviene per la linea urbana della M1 che termina a Sesto Marella. Si chiede al Presidente di Zona 9, all'Assessore della Mobilità e al Traffico, ai settori competenti del Comune di Milano, di dare più ai tempi brevi di un tavolo di confronto con l'azienda ATM, con il Consiglio di Zona 9 ed eventualmente gli attori istituzionali interessati, affinché venga approfondita la questione segnalata e conseguentemente individuata la soluzione più idonea. Su questa mozione andremo a votarla nei tempi previsti. Chiedo che venga condivisa e nel caso modificata, ma che passi il concetto che veramente per poche centinaia di metri sia gli anziani che gli studenti devono borsare quasi €20 in più per fare pochi metri, insomma, soprattutto gli anziani che giornalmente si recano all'ospedale di Cinisello e all'ospedale all'Udienica. Non ci vanno chiaramente per sfizio, ma ci vanno perché sono costretti. Quindi no. Questa è la prima. Passo alla seconda mozione che riguarda l'annoso problema delle strisce blu. Mozione, eliminazione delle strisce blu di Alessio Zani 221. Premesso che all'altezza del numero civico 221 di Alessio Zani è ubicato un grande supermercato noto anche per un'enorme affluenza di clientela. Rilevato che il suddetto viale è una strada cittadina ad alta densità di traffico,
rilevato che i cittadini che usufruiscono del parcheggio auto del supermercato per accedere incontrano gravi difficoltà durante le manovre in ingresso e in uscita. Rilevato che la scarsa visibilità della carreggiata e delle auto che vi transitano, causata dalle auto di sosta a ridosso dell'ingresso e dell'uscita del parcheggio, crea reali e gravi rischi di incidenti. Si chiede al Presidente di Zona 9, all'assessore della mobilità del traffico e ai settori competenti del Comune di Milano, di provvedere all'eliminazione delle strisce blu che delimitano le zone, scusate, la sosta nelle zone indicate, e di ripristinare il divieto alla sosta al fine di permettere la debita visuale affinché gli automobilisti possano eseguire le manovre in sicurezza. Si è appena votato settimana scorsa una simile mozione e si spera che anche questa venga approvata come quella approvata la settimana scorsa. Si passa, era già segnata, però purtroppo se non passano questi documenti non vengono sollecitati il comune a fare quello che si è già, come ho fatto io precedentemente nel caso della mozione che è stata presentata dai colleghi, e se non si creano queste cose poi il comune non comprende. Facciamo le delibere e poi il comune spero che in qualche maniera ci dia risposta. Interrogazione urgente, e qua parla di sicurezza. Telecamere di sicurezza alla rotatoria di via Arezzo. Premesso che in data 3 maggio e 14 giugno del 2012, presso questo consiglio di zona 9, sono risultate non approvate le delibere 163/12 e 206/12 relative alle richieste di installazione di telecamere di sicurezza nei punti critici del quartiere di Coca, considerato che il Comune di Milano, contrariamente al parere negativo espresso dalla maggioranza di sinistra che governa il Consiglio di Zona 9, ha definito l'attuazione di un progetto di sicurezza, prevedendo l'installazione di numerose telecamere nella Zona 9, visto che nel quartiere di Coca sono state sino ad oggi installate diverse telecamere in alcuni punti indicati anche dalle delibere non approvate dal terzo Consiglio di Zona 9, appurato che in codesto consiglio di zona 9 sono state presentate varie segnalazioni con richiesta di installazione di telecamere di sicurezza nei pressi della rotatoria di via Arezzo, capolinea di ATM 42, direzione centrale, luogo purtroppo teatro di numerosi atti di vandalismo, di furti e di gravi danneggiamento contro il patrimonio pubblico e privato. Ravvisato che l'ubicazione di detta area, un luogo scarsamente illuminato, situata davanti a uno degli ingressi del Parco Nord, rende molto esposta l'area alle incursioni di delinquenti che agiscono indisturbati, in quanto l'ubicazione del luogo, la sua scarsa illuminazione e l'assenza di dispositivi di sicurezza permette loro la scelta di svariate vie di fuga. Si chiede al Presidente, all'Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, al settore competente del Comune di Milano, di intervenire affinché nell'area in oggetto, chiedo scusa, perché nell'area in oggetto non si è provveduto, quindi si chiede al Comune perché nell'area in oggetto non si è provveduto all'installazione delle telecamere di sicurezza, come fatto in altre aree di non critico, e per quale motivo non si è dato riscontro alle numerose segnalazioni che sollecitavano l'installazione. Si chiede al Presidente cortesemente risposta in forma scritta al quesito. Ultima è una segnalazione che è giunta da un cittadino che quotidianamente si reca al cimitero di Bolzano e ha notato che ad uno spazio traffico è danneggiato il cordolo ed è da numeroso tempo che è presente una transenna che chiaramente avvisa, mette in guardia al pericolo, ma è da mesi che non si interviene per il ripristino del corpo. Grazie per l'attenzione. Grazie consigliere Ferrando. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Prendo spunto dall'intervento del cittadino Colmegna di questa sera, la cui vicenda ho conosciuto in questi giorni, e iniziando ad approfondire la tematica degli asili nido
e diciamo del servizio educativo della prima infanzia, ho scoperto un mondo. Ammetto la mia ignoranza, non sapevo della situazione di disagio che si sta creando per molti cittadini della nostra zona, ma evidentemente la città, in merito al tema degli asili nido, o meglio, asili nido e asili dell'infanzia, scuola terza. E in sostanza sono venuto a conoscenza che i casi di ricongiungimento negato o in mancanza di risposte, perché diciamo che il cittadino si è dato molto da fare, perché è stato molto zelante a seguire le sue vicende, ma mi risultano parecchi casi di cittadini che, non ricevendo risposta, alla fine insomma dobbiamo vivere, per cui così trovano altre soluzioni. Pare che siano dell'ordine di diverse centinaia i casi appunto di disagio che si sono verificati negli ultimi mesi, e a quanto pare ciò è legato a una scelta di tipo politico, una scelta di come viene gestito il servizio di prima infanzia da questa amministrazione, e in particolare con la scelta di potenziare il servizio degli asili comunali con dunque l'assunzione non personale a discapito degli accreditamenti dei servizi, diciamo, degli asili convenzionati, cioè non comunali. Ora, non voglio entrare precisamente nel merito, perché sono qui a proporre un'iniziativa, diciamo così, innovativa per questo Consiglio di zona. Siamo una formazione nuova, per cui voglio fare una cosa nuova. Ovvero, invece di presentare una mozione, di presentare un documento questa sera, cosa necessaria credo, perché dobbiamo comunque dare risposta a questo cittadino che appunto ha portato la sua problematica alla nostra attenzione, io vorrei veramente, in spirito di assoluta serietà intellettuale, diciamo così, andare a fondo e capire fino in fondo come stanno le cose. Per cui in primis sono a richiedere la convocazione di una commissione di educazione, però credo che i tempi tecnici porteranno, se poi ci sarà la volontà politica di farlo chiaramente, a svolgere questa commissione non prima del prossimo anno, per cui non avrebbe un effetto concreto, reale e effettivo. Però questa la presento comunque, richiesta di commissione sul tema dei nidi per approfondire. Ma in secondo luogo propongo a tutti i consiglieri, maggioranza, opposizione, di qualsiasi forza politica, di condividere insieme un approfondimento, un documento da portare al prossimo consiglio, in cui appunto facendo un veloce approfondimento si chieda poi all'amministrazione comunale competente, perché è un tema che viene gestito assolutamente dagli uffici centrali, cioè il Consiglio di zona può fare solo moral suasion, ma non certo prendere iniziative deliberative concrete, per cui comunque fare un documento in cui si chiede di prendere provvedimenti affinché questi disagi vengano sanati o comunque vengano risolti. Perché per dirvi comunque il tema in cosa consiste, noi abbiamo un servizio che per la prima volta dopo molti anni ha aumentato le liste di attesa. Io mi sono sorpreso a vedere, sono disponibili sul sito appunto del servizio all'infanzia le liste d'attesa dei vari asili, dei vari appunto nidi e vari, e sono tantissime. Tra l'altro è sorprendente il fatto che al cittadino è stato proposto per la propria figlia un posto in una struttura comunale, dove peraltro c'è una lista d'attesa pazzesca, per cui verrebbe infilata la figlia a discapito della lista d'attesa esistente. Però vi do solo questo accenno, perché la mia proposta è di fare un lavoro comune con chi ci sta, per cui chi ci sta mi interpelli,
in modo che in questi giorni si predisponga un documento e si vada a fondo della cosa cercando la via migliore per risolvere questo problema. È un altro elemento, allora le liste d'attesa sono aumentate, i costi per la collettività sono aumentati, costa di più al Comune di Milano questa nuova gestione, perché i numeri sono che un bambino nelle strutture comunali costa 900 euro circa, un accreditamento costa 603 euro, per cui c'è un evidente aggravio di costi che fa pesare su di noi cittadini di fare l'attività, e è un sistema che evidentemente non è efficiente, visto che non dà risposte e visto che è appunto forzato a un momento di stare attento. Per cui io di nuovo invito così a mettersi insieme e approfondire il tema. Questo è tutto, grazie. Grazie Presidente, buonasera. Io ho una mozione riguardo al riposizionamento del mercato di via di Comasina, perché e questo non è va incontro un po' a tutto il lavoro che abbiamo fatto con l'organizzazione della presidenza della Commissione Commercio, in quanto noi abbiamo partecipato come consiglieri sia a commissioni ufficiali sia a commissioni tra l'altro a sopralluoghi non ufficiali, quindi si vede comunque l'interesse di questa problematica e la volontà da parte della Commissione di arrivare a una soluzione che porti appunto almeno il riposizionamento da dove adesso, cioè via Ippocrate e via Rita Modignani, dove sappiamo tutti i problemi che vengono creati sia per la dimensione dei banchi sia per l'abbandono dell'immondizia su via Rita Modignani. E abbiamo fatto sopra il luogo, era presente anche APECA, erano presenti alcuni esercenti, quindi c'è un lavoro di partecipazione che si sta portando avanti. E c'erano delle proposte, si sono fermati perché tutti sapete i problemi che ci sono stati con l'assessorato commercio e con l'associazione ambulanti. Però io credo che sia importante cercare di arrivare in fondo a questa questione. Quindi quello che chiede, non vi leggo la mozione, vi leggo solo il dispositivo, si chiede la convocazione di una serie di commissioni di commercio con esplicito invito ai tecnici del comune competenti in materia di mercati, ai tecnici della viabilità, alla polizia locale e ai residenti delle vie per un confronto e l'elaborazione di una proposta alternativa a quella attuale. Poi ho una richiesta che ha come oggetto la mancata risposta sulle criticità dei mercati Comasina e Raffori. Anche lì noi abbiamo fatto tutta una serie di sopralluoghi in cui abbiamo valutato e deliberato con una delibera ormai che risale il 27 giugno tutta una serie di criticità presenti nei mercati di Comasina e di Raffori. A questa segnalazione, a questa delibera inviata purtroppo soltanto all'assessorato commercio, io ho fatto seguire l'inoltro della stessa delibera all'assessorato di sicurezza di Granelli, proprio per metterlo, per informarlo di questa problematica, perché ci sono problemi appunto di sicurezza, di spazi e di incolumità sia delle persone, degli acquirenti che dei venditori. La richiesta vado a leggerla perché comunque credo sia importante e richiama ormai questa abitudine di non rispondere alle delibere e alle richieste del Consiglio di zona 9. Considerata la delibera numero 154-13, protocollata in data 27 giugno 2013,
con votazione positiva unanime da parte dei consiglieri presenti, che ha come oggetto problematiche dei mercati rionali scoperti della zona 9, prodotte in relazione ai sopralluoghi presso le aree mercatali Comasina di Via Rita Modignani, Via Ippocrate e Affri di Via Gaeta. Preso atto delle importanti criticità relative anche all'incolumità e sicurezza sia dei commercianti che dei clienti evidenziati nella delibera, preso atto che trascorsi 5 mesi dall'inoltro della suddetta delibera, il Consiglio di Zona 9 non ha ricevuto alcuna risposta al riguardo, considerato che a fronte di successive verifiche ufficiali, con sopralluogo effettuato dalla Commissione Commercio e Attività Produttive di Zona 9 in data 12 ottobre 2013 per il mercato Comasina, e verifiche ufficiose da parte dei consiglieri della Zona 9 per il mercato di Affori, non sono state attuate azioni risolutive per le criticità evidenziate, considerato l'articolo 328 del Codice Penale che recita: il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che entro 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni di ritardo è punito con la reclusione fino ad 1 anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed in termini di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta stessa. Inoltreamo quindi diffida ai responsabili degli uffici competenti nel compiere i relativi atti dei propri uffici o ad esporre le ragioni del ritardo entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della presente richiesta, con l'espresso avvertimento che in difetto sarà presentato un esposto alla competente autorità giudiziaria. Grazie. Grazie, consigliere Rossi. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo portare solo rapidamente all'attenzione del Consiglio un tema molto importante, che è quello del fianco freddo e dell'aiuto senza tetto. In questi giorni particolarmente geli diventa veramente molto importante da parte di tutti i cittadini e forse in particolar modo di chi siede in questo Consiglio avere un'attenzione particolare per i nostri cittadini che in questo momento si trovano a essere senza dimora e che hanno la possibilità di essere ospitate all'interno del piano antifreddo che già adesso ha accolto 1.700 persone. La segnalazione in questo momento è possibile tutti i giorni dalle 8:30 alle 24 a 3 numeri, io ve ne leggo solo uno, giusto come indicazione, che è 02 88 44 76 45, un numero che funziona, ho avuto occasione di provarlo sia ieri che oggi, ho incontrato due senza tetto, ho avuto modo di segnalare, voglio sperare che avranno aiuto per quantomeno qualche coperta. Volevo anche informare il Consiglio che una realtà della nostra zona ha avuto l'onore di ricevere la civica benemerenza, il cosiddetto Ambrogino d'Oro. Si tratta del Liceo Cremona, in particolare del laboratorio teatrale del Liceo Cremona, in cui ho avuto l'onore di partecipare nei 5 anni del mio liceo. Credo che sia una cosa molto, molto bella, un riconoscimento per 22 anni di lavoro e per un lavoro particolarmente centrato sul rapporto dei giovani in contesti anche molto, molto intensi, come, per fare un paio di esempi, l'Orestria di Eschilo, le città visibili di Calvino, l'interpretazione dei sogni di Freud, che è un lavoro che è anche molto formativo per questi giovani e per quello che ero io un po' di tempo fa. Ultima cosa, un augurio di buon lavoro al mio capitolo di Luzzi. Grazie. Presidente Tucci. Grazie. Non ho da fare grandi comunicazioni. Volevo solo ricordare.
ricordare il 44esimo anniversario della strage di Piazza Fontana, una strage sicuramente fascista, ma che rientra nella strategia della tensione di quegli anni 69-70 e via dicendo, strage di dove sono morte decine di persone, ma che hanno segnato quello che poi è stato il susseguirsi di una serie di episodi non di certo democratici, anzi, dove la mano dello Stato non era in prima persona, ma comunque è stato un po' assente nel cercare di frenare quelle spinte neofasciste, fasciste, che hanno insanguinato le città con la peggior ferocia che dopo il dopoguerra si poteva e ci si poteva aspettare. Credo che la storia non possa essere dimenticata, e proprio perché non può essere dimenticata è giusto che ogni anno venga ricordata a Milano la strage di Piazza Fontana, venga ricordata l'assassinio di Pinelli, come nel resto d'Italia si ricordano le varie stragi fasciste. E devo dire che alcuni di questi, diciamo, esponenti, soprattutto i fascisti, oggi sono anche all'interno dei movimenti che oggi fanno riferimento ai fortuni. E credo che sia un segnale grave che certi movimenti, certe manifestazioni possano mantenere al loro interno, perché non ci sono quei filtri sufficienti per isolarli, contengono anche personaggi di questo tipo. Ed è grave che in un paese democratico, dove la democrazia è stata pagata ad alto prezzo, col sangue, con la galera, con la repressione degli antifascisti e dei democratici, che hanno permesso non solo la liberazione dal nazifascismo, ma hanno permesso di avere una forma carta costituzionale che è limpida e chiara rispetto a quelle che sono le strategie dei poteri forti, dei padroni e di altri. Ma in questi giorni abbiamo assistito anche ad assalti delle varie sedi della Camera del Lavoro, che sono sedi dove la democrazia, la difesa, i diritti, sono luoghi dove è impensabile che si possano verificare questi atti. Eppure in questi giorni è accaduto e sta accadendo. E pensiamo che mai come oggi ci sia bisogno di alzare la vigilanza dei sedi delle Camere del Lavoro in tutta Italia. Della CGIL hanno alzato il livello di salvaguardia, di attenzione e di vigilanza all'interno, e credo che se un'organizzazione come la CGIL arriva a fare ciò è perché è preoccupante l'aumentare di iniziative, ovviamente come è avvenuto anche in zona 3, dove i fascisti tentano di impedire una delibera che va a parlare nelle scuole per quello che riguarda, e cosa vuol dire essere antifascisti, lottare per la democrazia e quant'altro. Quindi credo che le forze democratiche antifasciste devono vigilare sui territori dei quartieri perché ciò non avvenga,
che quello che oggi si sta allargando torni ad essere ridimensionato e da parte delle istituzioni ci sia anche un intervento dove l'illegalità venga repressa, venga tolta, venga cancellata, perché quel tipo di azioni neofasciste, fasciste, e abbiamo avuto modo di verificare anche come si mascherano questi soggetti dietro a nomi di associazioni che ovviamente tendono, cioè fanno, vorrebbero fare del bene, ma che poi dietro hanno altri obiettivi. Ecco, questo credo che sia il momento dove le forze democratiche alzino la vigilanza e il controllo della questione bancaria, perché non si ritorni alla strategia della pressione, perché non ci siano le stragi che hanno guidato tutto alla fine del 1969 fino all'assassinio di Aldo Moro e quelle che poi sono state anche altre stragi del nostro paese. Quindi credo che sia importante non solo il minuto di silenzio per la strage di Piazza Fontana, il minuto di silenzio per Pinelli, ma anche il minuto di silenzio per Ernesto nella mia. Grazie. Ci sei già? Possiamo iniziare? Poi che aggiungiamo? Sì, grazie, buonasera. Io ho un'interrogazione e una segnalazione. Allora, l'segnalazione riguarda l'incroci Rossi Mastro Zrioni e Rossi Cavalletto Scarsellini. Gli incroci in oggetto, dopo la realizzazione della pista ciclabile, sono diventati molto pericolosi. Si segnala la necessità di intervenire mediante la realizzazione di uno spartitraccio come già realizzato in via Bonatti o con altre opere idonee a risolvere la problematica. Si ribadisce la necessità di un'adeguata illuminazione in tutto il tratto stradale. E invece la interrogazione riguarda le pesserine ATM del Pellegrino Rossi. Chiedo di conoscere i tempi di realizzazione delle pesserine delle tre fermate ATM nel tratto di via Pellegrino Rossi tra le vie Pioli e Andonia, perché l'estate si scioglie e adesso ci si congela. Grazie. Quando abbiamo fatto una carta di commissione al territorio? Grazie consigliere Rizzo, presidente Portogiochi. Gaming. C'è? Consigliere Pina. Buonasera a tutti. Mi trovo un po' in difficoltà questa sera perché qualche giorno fa ho letto, come penso molti di voi, la sentenza di secondo grado sull'omicidio del nostro Nicolò Savarino, il vigile che lavorava qua vicino a noi, che probabilmente abbiamo anche visto al consiglio di zona e che sicuramente coloro che abitano in questi quartieri qua vicino, quindi della Guisa, devono, conoscevano, lo vedevano in giro a svolgere con impegno e passione il dovere che gli era stato assegnato dal ruolo di agente di polizia locale. Allora, nel massimo rispetto dell'indipendenza della magistratura e nel massimo rispetto delle sentenze che possono e devono essere commentate ma rispettate, credo, a titolo personale, che non possiamo non dire una parola di quanto abbiamo letto sui giornali con la consiglio di zona 9. Nicolò era un ragazzo che lavorava vicino a noi, che si occupava del presidio dei nostri quartieri, quindi svolgeva un compito che questo consiglio di zona spesso chiede, ovvero maggior presenza sui quartieri, maggior presenza dei vigili di quartiere, maggior presidio, stare in mezzo alla gente, controllare, verificare.
Ebbene, è stato ammazzato con un cane, perché ci ricordiamo tutti la fine che ha fatto. Il pubblico ministero in primo grado aveva chiesto 26 anni per omicidio volontario. Il giudice aveva stabilito la pena in 15 anni, riconoscendo all'assassino minorenne le attenuanti generiche. Ora in appello si è scesi al minimo previsto dalla legge per questo tipo di reato, ovvero 9 anni e 8 mesi. Come vedete, non faccio nessun accenno alla nazionalità dell'assassino, perché per chi ha il cuore come me ben piantato a sinistra, italiano no, bianco o nero, cristiano o musulmano, non fa differenza. Ma credo che bisogna assolutamente spezzare l'equazione centrosinistra uguale al buonismo, perché ha prodotto, produce e produrrà danni devastanti, soprattutto oggi, visto il contesto socio-economico in cui viviamo. Chi mi ha preceduto prima ha parlato di queste situazioni, di queste grosse tensioni che stiamo vivendo in questi giorni in tutto il nostro territorio nazionale. Le spinte populiste, xenofobe e anti-europeiste rischiano di travolgerci. E credo che sentenze come queste ci debbano fare riflettere su una cosa: il nostro sistema, non la magistratura, il sistema delle leggi, perché i magistrati applicano le leggi scritte dal Parlamento. Allora, forse queste leggi andrebbero riviste, perché lasciano, a mio avviso, un po' troppa discrezionalità in coloro che poi queste leggi le devono interpretare ed applicare. Condivido la dichiarazione dell'assessore Granelli, che è l'assessore che si occupa della polizia locale e che quindi è assolutamente titolato a parlare della questione di Nicolò, ovvero aspettiamo le motivazioni della sentenza. Credo però che questo eccessivo, a mio avviso, ripeto, sto parlando a titolo personale, uso e applicazione di queste attenuanti generiche a preventivo siano deleterie, perché è vero che il ragazzo veniva da un contesto difficile, viene da un contesto difficile, ha vissuto in una famiglia dove la legalità era un optional, non ha studiato, quindi lo studio, il frequentare una scuola fornisce dei valori importanti, e quindi è chiaro che non è tutta colpa sua. Però, a mio avviso, le attenuanti del suo contesto familiare e del contesto socio-economico in cui ha vissuto devono essere applicate nel corso della redenzione, ovvero se vedo che il ragazzo ha capito il disastro che ha fatto a Nicolò, ai suoi familiari e a se stesso, perché quella vita ormai è pesantemente segnata da quello che ha fatto, e quindi se c'è un ravvedimento, allora io sono il primo a dire che ci debbano essere le attenuanti, cioè capire che hai fatto quello che hai fatto, stai andando sulla strada giusta, hai capito che eri sulla strada sbagliata e quindi ti riconosco uno sconto.
ma iniziare a dare gli attenuanti prima di vedere se c'è un vero cambiamento, e per giunta in secondo grado aumentare queste attenuanti fino a portarlo a una pena, a mio avviso, irrisoria per quello che ha commesso e nel modo in cui ha commesso, non sia un bel segnale. Sarà dura il 12 di gennaio andare a commemorare Nicolò nel secondo anniversario della sua morte. Mi auguro che ci sia nel terzo grado una riequilibrio della pena. Chiudo dicendo che condivido in pieno quello che hanno detto i genitori di Nicolò. Il giorno della sentenza di secondo grado hanno detto: ce l'hanno ammazzato una seconda volta. Credo che siano le parole più forti che potessero dire i genitori, e credo che le istituzioni debbano riflettere su queste parole. Grazie. Grazie consigliere Pina, consigliere presidente Medolano. Sì. Allora avrei una semplice richiesta che ha come oggetto l'asfaltatura delle strade del quartiere Greco Segnano. In queste settimane sono stati effettuati lavori di asfaltatura in via Piane, da via Suzzana e via Comune Antico. Purtroppo i risultati non sono stati dei migliori. Infatti si è reso necessario il secondo passaggio, che però non ha migliorato lo stato dei lavori. Quindi, visto che dovrà essere effettuato un altro e speriamo definitivo intervento, si richiede in quell'occasione di effettuare un analogo lavoro di asfaltatura in via Pollini, che è una traversa di via Piane, nel tratto che va da via Mesacca a via Comune Antico, che da tempo si trova in condizioni più che precarie. Se verrà effettuata l'asfaltatura in via Pollini, si chiede anche la creazione dei marciapiedi e la sistemazione dei giardini antistanti. Si ricorda che a tale proposito è stata presentata lo scorso anno una richiesta corredata da circa 300 firme da parte del Comitato Cittadini Segnano. Grazie. Grazie Presidente Medolano. Presidente Quattrociotti. Sì, volevo segnalare il fatto che ieri abbiamo fatto un sopralluogo al mercato dei Capitani. Faremo una relazione, come abbiamo fatto anche per, tra l'altro, prendendo il discorso del consigliere Agnus Dei, faremo una relazione alla Direzione Centrale del Commercio, sperando appunto che tutta una serie di criticità vengano recuperate e poi tentate una soluzione, come dire. Abbiamo degli ispettori, la Nonaria, abbiamo tutta una serie di funzionari e istituzioni che sono proposti appunto per risolvere le questioni che riguardano le aree mercatali e non solo. Quindi ieri abbiamo fatto questo sopralluogo, lo faremo anche in un altro mercato settimana prossima, giovedì prossimo, in zona Prato, quindi tra l'altro faremo anche, partendo dal mercato comunale coperto, zona Scarioni, via Moncalieri, poi andremo a fare appunto, visto le segnalazioni avute, anche un ulteriore sopralluogo nel mercato di Prato Centenaro. Devo rilevare il fatto che, voglio comunicare ai consiglieri, che l'altro ieri è stata data la lettera all'assessorato del commercio e alla Direzione Centrale del Commercio di una richiesta del consolato del Pakistan per la chiusura o comunque lo spostamento di tutto il mercato via Massa dei Capitani, cioè tra Piazza Schiavone e Piazza Bausa. Quindi anche su questo abbiamo parlato sia col fiduciario e poi telefonicamente con il funzionario o studi, con il quale ovviamente avremo una relazione, perché questo presidio commerciale
importante, a 110 banchi, è un capostorico da lavoro, e comunque un servizio anche per il quartiere della Govisa, quindi molto importante, quindi su questo terremo monitorato tutti i consiglieri e tutte le strutture delle attività produttive e non solo, perché una richiesta di questo tipo chiaramente potrebbe inficiare appunto questo tipo di servizio e probabilmente il prefetto sarà informato a breve su questa richiesta da parte del consolato del Pakistan, che è presente appunto su questa via. Per questione di sicurezza, ecco, la parentesi è questa. Capogruppo la terza. Andiamo via, il consolato del Pakistan, che cosa ce ne frega. Cioè. Grazie Presidente. Allora, io volevo un attimo un po' controbattere a quello che è stata la risposta dei vigili e quindi da parte della viabilità, insomma da parte del commissario aggiunto che lei ci ha girato, perché sembra che, io non so, credo gli abbia mandato la delibera giusta, però noi non chiedevamo una doppia carreggiata, ma semplicemente di liberare l'incrocio dai parcheggi. Per cui chiedo, non so, alla Presidente se è possibile spiegare meglio all'ufficio di sicurezza urbana e coesione sociale qual è il problema. Da parte mia mi sono reso disponibile, reso disponibile a fornire foto e per un sopralluogo, perché non si capisce la risposta che c'è pervenuta al Consiglio di zona. Poi volevo appunto portare anche a conoscenza i consiglieri che non erano stati presenti all'audizione che era stata fatta per il Seveso, che qui abbiamo ospitato appunto l'AIPO, lo studio di ingegneria Paoletti che ci ha illustrato la soluzione delle vasche di laminazione di Senago e il sindaco e l'assessore di Senago. Dunque, il 9 dicembre, lunedì, questo lunedì, c'è stata la conferenza preliminare dei servizi. In accordo col presidente Motta, ho chiesto all'ingegner Mille di poter assistere alla conferenza preliminare. È una richiesta che è stata accordata e ho partecipato a questa conferenza dei servizi. C'è stata praticamente la stessa presentazione che è stata fatta in consiglio di zona 9, ma era ancora più raccapricciante. Perché chi ha visto la soluzione delle vasche di laminazione di Senago si rende conto che non è una soluzione, è soltanto un buttare soldi dalla finestra, per non dire da qualche altra parte. E la ciliegina sulla torta di tutto questo è stato venire a parlare del Seveso, che è il terzo fiume più inquinato d'Europa, di venire a parlare di giochi d'acqua, di fitodepurazione, di torre di avvistamento dell'impianto. Di fronte a questo mi è venuto da pensare a Maria Antonietta d'Asburgo-Lorena, quindi mi guarda, annega e allora mangiate brioche. E